Io non c'entro niente con il risultato del vino. Mi chiamo Pilato. Pilato. No, mi chiama Gianfranco, ci conoscevamo un po' così, cioè di visto più che altro. Mi chiama a casa tramite Fabio e sto Gianfranco. Io sono Gianfranco Zavalloni, dovrei pigiare che ho raccolto dell'uva, che è un'uva speciale, qui non so che ho trovato dei vitigni vecchi. Dovrei pigiarla, non hai una qualcosa? Io avevo una vecchia pigiatrice a mano, se vuoi devi prendere quella lì, che ne aveva un po' di calce, non ne aveva molta. Allora viene su, mi ricordo ancora, con sta panda, cioè non so adesso voi chi lo conosce, lui era 1,85, abbastanza piazzato, questa capigliatura abbastanza importante, arriva con sta panda, col portapacchi, carichiamo sta pigiatrice sopra il portapacchi della panda e lui parte da casa, cioè mi è rimasto impresso tutto stato. Cominciamo a pigiare, il tino, diciamo, non era molto stagno.
cominciava a fare un po' di perdite attorno, allora corri con le macinelle, tutti quelli là. Alla fine, mi ricordo, se non mi ricordo male, non ci stava tutto, allora travasiamo in un altro tipo. Forse neanche per quello che il vino, io non l'ho assaggiato, ma Fabio mi conferma che non era venuto un granché. Comunque quello non è importante. L'altro, quello che è veramente importante è questo racconto che mi ha passato Fabio, ed è molto molto bello perché un po' mi ci ritrovo, perché qui alla fine parla di questo bambino, di questo ragazzo di campagna, in mezzo agli altri, che si trova a fare un esame, forse più grande di sé. Io mi ritrovo un po', io ragazzo, figlio di genitori, di contadini, un po' anche spaesato nelle realtà delle città. Cioè, quando, cioè io andavo a scuola, io quando sono andato a scuola per le prime volte ho sentito parlare in italiano. L'unico italiano che sentivo parlare era quello del dottore quando capitava, che poi non era niente spesso, oppure del veterinario che poi parlava il dialetto che si faceva capire me, o se no il prete quando veniva a benedire, che una volta sentita dei d'altronde, ma per me, devo dire, ma il prete vi stiamo con il dottore. No, parevo, vi stiamo d'altronde. Pensate, un bambino come me lo metti nella scuola dove dovevi per forza parlare italiano, vabbè, è così, però bene o male ci siamo sopravvissuti. Siamo sopravvissuti. E qui, fortuna che io non li ho mai incontrati, ma c'erano dei maestri come, o degli esaminatori come Gianfranco, che capivano anche certe realtà. Vado a leggere quello che ha scritto Gianfranco. Quando ho iniziato la mia carriera di maestro di scuola materna, mai avrei pensato di ritrovarmi un giorno a presiedere una commissione di esame di licenza di scuola media. Eppure, una volta divenuto direttore didattico e successivamente, come si dice oggi, dirigente scolastico, un bel giorno mi sono trovato di fronte a questa esperienza. Il debutto, una decina di anni fa, è avvenuto in una bella scuola nella prima periferia di Cesena e durante la sessione degli orali i colleghi della commissione nella secondaria di primo grado, sono i professori stessi della classe, mi annunciarono il candidato successivo come il peggiore della scuola. Oggi quasi siamo a letto. Poiché amo le sfide, la mia risposta fu immediata. Allora lo interrogo io. La presenza del candidato era imponente, altezza più o meno quanto la mia, 180 centimetri, 185 centimetri, non la mia, quella di Gianfranco, 1,85. Robusto e ben piazzato, calzoncini alle ginocchia, quello lì mi ci vedo, una folta peluris alle gambe, un ragazzo che se fosse nato qualche decina di anni prima, alla sua età lo avremmo trovato a mietere il grano o spaccare pietre in una miniera. Per me fu spontaneo sapere qualcosa di lui e gli chiesi subito dove abitava. In una casa in campagna. Fu la risposta. Lo incalzai per sapere se attorno alla casa c'era un campo coltivato e la risposta fu affermativa. Una piccola azienda agricola di tipo intensivo, tipico della bassa Romagna. Gli chiesi allora se erano i genitori a coltivare il tutto. La risposta fu inattesa. Entrambi i genitori erano operai e mandare avanti i campi erano lui e il nonno. La conversazione si faceva sempre più interessante. La riconferma fu precisa. Il nonno e lui, poiché era fine giugno e nella campagna cesenate si coltivano ciliegie, albicocche, pesche e ogni varietà di verdure, gli chiesi se era mai stato al mercato ortofrutticolo, forse il più grande mercato degli ingrossi d'Italia. Rimasi di stucco dalla sua risposta. Ci vado anche domattina. Con mio nonno. Io da piccolo ero stato molte volte con mio padre in quel mercato. E così mi venne spontaneo iniziare in quel modo la prova orale. Chiesi al ragazzo di raccontarmi nel dettaglio tutte le operazioni, dal confezionamento della frutta, della, ver-
verdure alla delle verdure a casa e tutti i paesaggi che si sarebbero svolti sotto le tettoie del mercato stesso. Il racconto fu molto preciso e dettagliato. Il modo di predisporre frutta e verdure nelle casse, l'arrivo al mercato, le esposizioni nelle cassette, la sirena che annunciava l'inizio delle operazioni, i precontatti dei mediatori, e poi la contrattazione con i compratori, infine la vendita e la consegna della merce. Il peggiore della scuola sfoggiò un linguaggio appropriato, unì le varie questioni facendo giusti collegamenti, mise a punto conoscenze competenti che potremmo definire storico-tecnico-socio-matematiche. Insomma, un colloquio che, come vuole la normativa ministeriale, doveva essere multidisciplinare, con la possibilità di verificare le competenze di carattere linguistico-espositive, facendo i dovuti collegamenti. Poi, ricordo bene, ci fu la prova pratica di musica, e così ci ascoltammo l'esibizione fatta coi bonghi, strumento molto manuale, di cui l'allievo era appassionato. Seppi in seguito che quando uscì dall'aula, ai compagni che chiedevano un commento sulla difficoltà dell'esame, ne uscì con un'affermazione lapidaria: è facilissimo. Dall'altra parte i professori commentarono il tutto dicendo: ma noi in 3 anni non l'abbiamo mai sentito parlare così bene e con tale competenza, e poi non sapevamo nulla di tutto questo. Qui c'è un'altra piccola cosa: l'importanza di conoscere i propri allievi. Lo stesso anno mi capitò poi di assistere ad altri 2 colloqui particolari. Un ragazzino figlio di un medico e una ragazzina figlia di contadini che casualmente avevo avuto come allievo 8 anni prima alla scuola materna. Per il ragazzo la commissione propose come giudizio finale un bell'ottimo. Per la ragazzina la commissione commentò il colloquio definendolo mediocre, in sintonia con i 3 anni appena trascorsi. Conoscevo bene la situazione di grande isolamento fisico, una casa isolata in piena montagna e poche risorse familiari e culturali in cui viveva la candidata. La famiglia era nata grazie a un matrimonio concordato fra padre Zitellone e la madre proveniente da uno sperduto paesino della Basilicata. Sono cose che non mi ricordo. Basilicata, da uno sperduto paesino, dove si organizzavano viaggi con autobus ad hoc alla ricerca della possibile moglie. Diedi alla commissione alcune di queste informazioni e sostenni la tesi che dietro il sufficiente della ragazzina c'era uno sforzo ben superiore dell'ottimo dato al figlio del medico. I commissari non conoscevano minimamente la situazione socio-familiare della loro allieva e si ricredettero sul giudizio dato all'allieva. Io ho immaginato che Huy Quen, no? Che è sempre amante e amatore della terra, che l'ha sempre amata, la ama e la amerà, fino a quando? L'ho immaginato quando avrà 210 anni. Perché, amore, capita che c'è, andare a pescare. E allora avevo scritto una cosa, no? Qui ho messo Huy Quen nella sua casa. Adesso è una bella casa, te immagina quando lui ha 110 e rotti anni, che sarà una casa qui, sa farà. E io sono partito dicendo che là, San Ramon, du che finisce la strada, qui è una casa scura, ormai scorga dai tempi, che la mostri qui. E alle davanti, sotto l'oium, disdesse un sas, un vece, un spuntello mi bastava. Se, sotto i capelli, pecche durma, invece no, e guarda da lunga, ma il stagion de fene de grette, e intenti rispira l'udor de pan, bustarghe sopra la presa, e smulga in te buen, c'è la suegna. E ha scelto l'idea, là, San Ramon, vuoi poi nella sua casa, senza parole, fa compagnia, fino che un dlou, un slacco per sempre, e ne porta via.
Gli hanno messo una gabbana che non mi sta. Non è mica della mia misura, beh, adesso me la chiedo. Vamo là, che uno deve patire, perché c'è una sartoria che non sa fare il suo mestiere, beh, mo. Poi si sta meglio così, si respira. Buonasera. Buonasera. È la riunione annuale dell'associazione Duri di Orecchio? Vabbè, buonasera. Buonasera. Bravo, adesso ci siamo capiti. Sono Sandrone Pavirone di Bosca Zotta di Modena. Non il bosco di Gambecla, come diceva il dottor Balanzon, che non è esperto. Sarà esperto di grammatica, mo, di strade e di mangiare di bere un caffè. Beh, insomma, allora io sono qua che non so neanche bene esattamente cosa sono venuto a fare, però talvolta noi burattini facciamo i docchi smette, eh? Dopo le burattinare, che ve la dovete prendere poi con lui, beh, cosa volete che sappia io? Sono qua, forse arriverà qualcuno. Arriva qualcuno, beh, oh, se no vado a qua, eh? Perché non posso mica stare qua tutta la sera a sbriciolarmi, hai capito che cosa, beh, no? Buonasera! Sono Sgherapino Spizza gli occhi! Sì, Sgherapino Spizza, cosa c'è da ridere? Perché lei come si chiama di cognome? No, me lo dica, come si chiama di cognome? Lei chi diceva squizza gli occhi, come si chiama di cognome? Era Fulgi. Sgondalo, le mie e mi o è su, vamo là. Oh. Allora, ciao Sandrone. Oh, a salute, Garapè. Buona Pasqua, no, ancora buon Natale, buon Capodanno, bifania e il Carnivale. Buon tutto. A salute, buona, cioè, facciamo la lunga, buonasera che vado in prema. Ci aspetta qui. Ah, sono venuto perché ho fatto un giro, sono andato a Modena. A Modena? E andando da Modena non sarai mica passato vicino ai Bosca Zotta di Modena? Sì, sono proprio andato lì. Però? E sei andato a trovare i miei genitori, Oli, nella sua fattoriale? Sì, sono dei propri, sono andato a trovare i tuoi genitori nella fattoria. Beh, non mi dici niente, no? Beh, insomma, come stanno i miei genitori, eh? La mia famiglia, come sta? Stanno bene? Sì, no, stanno bene. Come sarebbe? Sì, stanno bene. Stanno bene o non stanno bene? No, se stanno bene, stanno bene, però... Come però? Come sarebbe però? No, ho detto che stanno bene, stai tranquillo, stai calmo. Portati lì, sta fermo, No, io non sto fermo di tipo. Cos'è successo, amici? Niente, non è successo niente. Stanno benissimo. Però... Oh, però cosa? No, però... Oh, ciò, te lo devo dire. Dimmelo, cos'è successo? È morto il merlo. Come? È morto il merlo. Il merlo? O che merlo? Il merlo, c'era un merlo e è morto il merlo. Oh, ma quel bel merlino che c'era lì. Oh, poverino, ce l'avevo da quando ero giovinotto quel merlo, eh? Oh, da molti non c'avevi i soldi per andare a Cimera? Non c'era ancora la televisione, me mettevo lì e lui faceva cirulì, e io passavo le serate così, mi ero anche un po' affezionato quel merlino, e morto al povero, di cosa è morto? Poi c'è andato del fegato di cavallo bruciato, cosa gli hai detto? Del fegato di cavallo sbruciacchiato! Oh, questo è fatto un po' così, ma come ho fatto dargli del fegato di cavallo sbruciacchiato, dimmo? Perché a un certo punto c'era questo fegato di cavallo e era anche bruciato. Ho capito, ma come poteva essere un fegato di cavallo a casa? Ma sei sicuro che stanno tutti bene? Stanno benissimo. Vabbè. Però... Però come? Che morti un po'? Ho capito. Allora perché morti in merlo il fegato bruciato e tutti... Perché ciò è morto anche il cavallo, oh. E allora è morto il cavallo bruciato, e c'è il fegato bruciato, se ne è mangiato il merlo, e le morte! E capire, eh? Oh, capisciuto, ma insomma, è morto il cavallo? Sì, è morto il cavallino. E il cavallo? Sì, è morto il cavallo! Il mio cavallo! Perché tu il cavallo? Sì, il mio cavallino! L'ho addestrato io, clopiti, che dà una meraviglia, faccia così, clopiti, ma c'è chi ho capito, non ci posso fare niente.
È morto il tuo cavallino. Oh, povero il mio cavallino. Oh, povero il mio cavallino. Oh, povero il mio cavallino. Oh, disastro. Ascolta, comunque, povero il tuo cavallino, le mosse in pace fa.